Io sono Gianni Dio, sono appassionato delle situazioni di palla inattiva che attualmente sto lavorando con la nazionale italiana e collaboro anche con altre realtà, anche con la nazionale femminile. E questo strumento che è molto valido secondo me perché in poco tempo noi possiamo magari far vedere determinate cose sulle situazioni di palla inattive, essendo grande la lavagna, e quindi, per esempio, se io devo attaccare una difesa a zona piuttosto che una difesa a uomo, cerco di creare così, di far vedere delle situazioni dove potrei creare dei problemi della superiorità numerica o situazioni differenti. Ecco, per esempio, una situazione che si potrebbe creare, mi sembra che sia abbastanza facile, intuitivo, capire dove, per esempio, posso creare una superiorità numerica, come muovere la palla, costringere l'avversario a venire, e quindi liberare, per esempio, questo giocatore, impedire a questo di uscire e dare delle indicazioni a questi giocatori dove eventualmente attaccare dopo che abbiamo mosso palla. Quindi facile direi, efficace, bello. Questo nei corner, se il corner fosse contro una difesa uomo, lo spostare gli avversari per creare spazio, per esempio, potrebbe essere un'altra situazione per costringere l'avversario a fare delle scelte. Quindi se io creo una situazione di 3 contro 2, 2 contro 2 fuori dell'area, 4 giocatori larghi, allora a questo punto l'avversario deve fare una scelta se lasciarmi un giocatore la superiorità numerica qui o togliere un giocatore a zona per andare a ricreare la parità numerica. Direi molto facile, intuitivo da vedere, da capire. Mi piace molto.